E parliamo di elezioni politiche. Buone notizie giungono anche per Giuseppina Occhionero, confermata al Parlamento insieme alla Tartaglione, quest'ultima eletta in Puglia. Grandi novità dopo queste elezioni politiche. Con la vittoria delle 5 Stelle in tutto il Molise e in centro Italia, buone notizie giungono anche per Giuseppina Occhionero, l'ex assessore al comune di Campomarino, candidata tra le fila di Liberi e Uguali alla Camera circoscrizione di Isernia, che ha infatti oggi ottenuto il lasciapassare grazie al cosiddetto seggio eccedentario previsto dal Rosatellum. L'EU si è attestato sul 3,71%, un buon risultato relativamente ad altri territori, che strappa il seggio plurinominale che va al partito di Grasso. Novità anche dalla Puglia, dove è risultata eletta nel collegio numero 4 anche Anna Elsa Tartaglione, la coordinatrice regionale per il Molise di Forza Italia. Così si chiude definitivamente il cerchio in Molise e elegge i suoi 6 parlamentari. Ricordiamo la vittoria dei pentastellati con l'ex direttore dell'ospedale Cardarelli Luigi Di Marzio, Fabrizio Ortis al Senato e Antonio Federico, la professoressa Rosa Alba, testamento alla Camera. Un trionfo schiacciante che ha fatto tremare il centrodestra e il centrosinistra, attualmente anche loro al lavoro per le ormai vicinissime elezioni regionali.